Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Fame Chimica. Oggi vi vogliamo parlare di un tema caldo, lo stesso tema per cui siamo chiusi in casa più o meno da 2 settimane. Ma non parleremo del virus in senso stretto, però cercheremo di analizzare una delle contromisure che stiamo tutti quanti adottando per sconfiggerlo. E come al solito la risposta sta nella chimica. Prima ovviamente, sigla. Il primo consiglio che ci viene dato, oltre chiaramente a quello di stare in casa e limitare il più possibile gli spostamenti e i contatti umani, è quello di lavarci le mani spesso e con il sapone. Perché però? Ecco, lavarsi le mani con il sapone è forse il metodo più semplice che abbiamo per liberarci dei patogeni scaricandoli giù per il lavandino. Questo perché le molecole di sapone interagiscono con i patogeni, come appunto per esempio il Covid-19, portando inevitabilmente alla loro distruzione. Il sapone è un tensioattivo. Se vi ricordate abbiamo parlato dei tensioattivi anche nel video sulla storia della gomma, che vi lasciamo qui. Ogni molecola di tensioattivo è composta sostanzialmente da 2 parti. Una testa polare idrofilica, che quindi sta bene in acqua, e una coda apolare idrofobica, che al contrario cerca di allontanarsi dall'acqua. Questa natura è proprio il motivo per cui il sapone pulisce. Ma facciamo un esempio. Diciamo che ci stiamo lavando le mani. Quando le molecole di sapone si avvicinano alle particelle lipidiche sulla nostra pelle, le code apolari tendono a circondarle, formando degli aggregati sferici che si chiamano micelle e isolando quindi lo sporco nell'ambiente acquoso. Dopodiché le micelle si allontaneranno dalle nostre mani seguendo il flusso del lavandino, lasciandole pulite e profumate. Lo stesso accade quando il sapone incontra il coronavirus. Nel Covid-19, infatti, il genoma e le proteine, diciamo infettive, si trovano all'interno di una barriera a doppio strato fosfolipidico che si chiama pericapside, in cui le code apolari sono disposte l'una contro l'altra. La struttura di questa membrana, diciamo, è testa-coda-coda-testa. Questa membrana, che è apolare, ricordiamocelo, ha anche un'altra funzione, che è quella di facilitare l'entrata del virus all'interno della cellula bersaglio. Questo avviene grazie a delle apposite proteine, che si chiamano fusogene, che si infilano nella membrana cellulare, rilasciando al suo interno il contenuto del pericapside. È come se fosse un'iniezione direttamente all'interno della cellula, insomma. Quando le molecole di sapone si avvicinano al virus, le code apolari tendono ad infilarsi nel pericapside. E quando il numero di queste molecole è sufficientemente elevato, si vengono a formare appunto le micelle che sfalderanno la barriera protettiva del virus. Inoltre le code apolari vanno a disporsi anche intorno agli amminoacidi apolari, sempre, che compongono le proteine fusogene, estraendole dalla membrana cellulare e minando ulteriormente l'integrità strutturale del virus, che è essenziale per l'infettività del patogeno. Questa però non è un'operazione istantanea, è necessario lasciare al sapone il tempo di agire, di formare le micelle e distruggere il virus. Questo è il motivo per cui è importantissimo lavarsi le mani per almeno 20 secondi. E questo è quanto, rapido e indolore. Lavandosi le mani spesso e col sapone, la lotta al virus sarà molto più efficace, si limiteranno i contagi e tutto questo finirà il prima possibile. Come al solito, in descrizione vi lasciamo le fonti che abbiamo usato per la realizzazione del video e vi invitiamo a consultarle per approfondire. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video di Fame Chimica. Ciao!